Capolavori della scultura, noti in tutto il mondo, i bronzi di Riace sono ancora oggi avvolti nel mistero circa gli autori, i personaggi raffigurati e la collocazione che avevano nell'antichità. Alte quasi 2 metri, sono statue risalenti al V secolo a.C. realizzate in bronzo, probabilmente ad Atene, da dove vennero poi imbarcate per essere trasportate a Roma, destinazione che non raggiunsero mai. Il battello che le trasportava affondò e il prezioso carico finì tra le sabbie sul fondo del mare. Secoli dopo, nel 1972, grazie a una scoperta casuale, le statue furono ritrovate a poche centinaia di metri dalla costa di Riace in Calabria. L'analisi stilistica e scientifica sui materiali e le tecniche di fusione utilizzate hanno entrambe individuato differenze sostanziali tra le due opere. La prima statua, la statua A, risale al periodo Severo, 460 a.C., mentre la seconda, la statua B, appartiene al periodo Classico, 430 a.C. L'ultimo restauro, del 1995, consolida l'ipotesi che le statue rappresentino due figure mitologiche. Entrambi i soggetti sono nella posizione detta a chiasmo e mostrano una notevole elasticità muscolare. Alla gamba destra dritta, su cui poggia il peso del corpo, corrisponde il braccio sinistro piegato a sorreggere uno scudo. Alla gamba sinistra, leggermente piegata, corrisponde il braccio destro che presumibilmente impugnava un'asta o una lancia. La statua A, dall'aspetto vigoroso e vitale, presenta un volto maggiormente curato. I capelli, tenuti da una fascia e raffigurati a ciocche sinuose come la barba, ricadono morbidi sulle spalle. La statua B, dall'aspetto calmo e imperioso, ha la testa liscia per consentire la sistemazione di un elmo, come evidenziano i solchi tra la barba nel sottogola. Maestosi e imponenti, i bronzi si trovano oggi al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria e sono uno dei simboli della città stessa.